Buongiorno a tutti, aggiusta tutto. In questo video tutorial vedremo come sostituire le spazzole tergicristallo e tergilunotto in una Range Rover Evoque. Operazione abbastanza semplice, ma bisogna ricordarsi di mettere in posizione di manutenzione il tergicristallo anteriore e posteriore. Prima di iniziare il nostro tutorial, volevo ricordarvi come sempre di iscrivervi al canale e di lasciarmi un like alla fine del video. Adesso andiamo a vedere in dettaglio questa operazione. Per posizionare il tergicristallo e il tergilunotto in posizione di manutenzione, bisogna fare questa operazione. Per prima cosa accendiamo il quadro e lo spegniamo. Dopodiché abbassiamo la leva del tergicristallo, accendiamo di nuovo il quadro e il tergicristallo si blocca in posizione di manutenzione. La stessa cosa avviene per il tergilunotto. Una volta che i tergicristalli sono in questa posizione, possiamo alzarli e sfilarli normalmente. Dopodiché possiamo provvedere a montare quelli nuovi. Fate attenzione a non invertire le spazzole perché sono di misura diversa. E i tergicristallo anteriori sono cambiati. Adesso passiamo al tergilunotto. Stacchiamo il tergilunotto facendo leva sul fermo posteriore. Stacchiamo la spazzola vecchia, prendiamo quella nuova e la rimettiamo in sede facendo scattare il fermo. Dopo che il fermo è scattato, possiamo far tornare tergicristallo e tergilunotto nella posizione di riposo. Per far tornare in posizione di riposo tergicristallo e tergilunotto, basta semplicemente schiacciare il tasto d'accensione e automaticamente le spazzole torneranno in posizione di riposo. Bene, giusto tutto, con questo video tutorial è tutto, spero ancora una volta di esservi stato utile, vi do appuntamento al prossimo video tutorial, ciao, alla prossima!